Vamos, raga, forza Juve! Sì! Mamma mia! Come godo, come godo, come godo, come godo! Mamma mia, come godo, raga! Dov'è? Nicolino, 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 Nicolino Barella, Nicolino Barella! Quanto è forte Nicolino, quanto è forte Nicolino, mamma mia, ragazzi! Giorno dopo, Inter-Juve, 2-0. Se ancora non l'avete vista la reaction uscita ieri sera sul canale, perché se ancora non l'avete vista, ragazzi, stavolta mi incavolo, eh. Se non avete visto questa, mi incavolo. Andate a vederla subito, immediatamente. Comunque, mamma mia, ragazzi. Mamma, vi abbiamo annientato. Distrutti, asfaltati. Il primo tiro ce l'avete fatto all'87esimo. Vi abbiamo distrutto. Se finiva 4-0, era poco. Era poco. Perché Lautaro si è mangiato l'impossibile e anche Lukaku. Ieri sera l'Inter ha giocato senza punte. Mamma mia, che bello. Poi vi ha segnato Vidal. Vi ha segnato Vidal. Che tra l'altro, Vidal prima della partita bacia lo stemma della Juve. Lui dice di no. Però ha ripagato sul campo e va bene così. Diciamo che posso chiudere un occhio per questa volta. Perché mi aveva fatto abbastanza incazzare quella cosa di prima della partita. Comunque, parlando della partita, che dobbiamo dire della partita, ragazzi? Abbiamo giocato, cioè, lo Spezia ci ha messo di più in difficoltà. Abbiamo avuto più difficoltà a segnare allo Spezia che non alla Juventus. Mamma mia, vi abbiamo demolito! Vi abbiamo demolito! Sium! Com'è? Sium! Ma ha toccato una palla ieri sera il Sium? L'ha toccato una palla? Quelle che ha toccato tutte in fuorigioco. Cammina in campo, è la vostra rovina. Cristiano Ronaldo è la vostra rovina. Gli date 30 milioni all'anno. L'avete preso per vincere la Champions League. E vi ha portato due scudetti inutili, perché tanto non avete neanche esultato per quei due scudetti. Una Supercoppa, ma mamma mia, trofeone, una Supercoppa. E poi basta. E poi basta, è la vostra rovina. Gioca da solo, gioca. Lui non gliene frega niente della squadra. Mamma mia, come godo, come sto godendo oggi, ragazzi. Come non mai, come non mai. Vi abbiamo annientato, surclassato, tornate a casa con la coda tra le gambe. Mamma mia. Poi, mamma mia, quanto è forte Barella, quanto è forte Barella, quanto è forte. Ragazzi, ditemi quanto è forte Barella. Quanto è forte. Assist. Gol bellissimo su assist al bacio di Bastoni, mamma mia, anche Bastoni, ragazzi. Anche Bastoni e Barella sono il futuro dell'Inter, anche il presente, mamma mia, due colonne portanti di questa squadra. Davvero, ieri Inter strepitosa, probabilmente la partita più bella da quando Conte è all'Inter ieri sera. Ragazzi, che cosa dobbiamo dire? Davvero, cosa si può dire? La partita perfetta, dominata, portata a casa meritatamente, più 7 ora sulla Juve. Il Milan gioca stasera, ma sinceramente mi frega poco, ragazzi. Basta nascondersi dietro a un ditino, basta nascondersi. Questo anno deve essere il nostro anno. Deve esserlo, perché avete visto la Juve com'è. L'avete vista. Io sono sincero, io avevo paura. Avevo paura per questa partita. Perché dico, sì, la Juve è vero. È vero. Traballa un po'. Ha avuto alti e bassi, pareggia col Crotone, col Verona, però aveva vinto Barcellona 3-0, aveva vinto contro il Milan 3-1, 10 giorni fa. Per cui ho detto, siamo favoriti, però io ho paura di questa Juve, perché in queste partite di solito non le sbaglia, non le cana, invece Sium, e invece Sium, mamma mia, come godo, no, non apprezzo, davvero, non apprezzo vedervi così, non apprezzo, mamma mia. Bello, 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 godimento allo stato puro, l'unica cosa brutta è il fatto di non poter essere stati lì allo stadio, mamma mia, perché penso che a San Siro ieri sera sarebbe stato tutto troppo fantastico, e niente, raga. Contentissimi così, però mettiamo in chiaro una cosa. Abbiamo vinto contro la Juve, siamo tutti contentissimi, è vero, anch'io sono qua il primo a essere contento, ma non è che ora hai vinto con la Juve e stop, perché vincere con la Juve non è un trofeo, non è nulla.
Ora bisogna dare continuità a questa splendida vittoria e io avevo detto in un video del dopo Inter-Sampdoria che questo filotto di gare con Roma, Fiorentina e Juve, secondo me, era molto importante e ci avrebbe detto davvero a cosa vuole ambire l'Inter. Io da questo filotto di gare, da cui siamo usciti con due vittorie e un pareggio, io posso dire che l'Inter deve ambire assolutamente allo scudetto, ragazzi. Quest'anno non ci possiamo nascondere dietro un ditino perché è palese, siamo i più forti in Italia, siamo i più favoriti. C'è il Milan, è vero, ma il Milan, ragazzi, io continuerò a dirlo, no, mi fa paura sì e no, perché prima o poi è inevitabile che calerà, perché non hai gli uomini per farlo, un percorso così. Per cui, ora, concentrazione alla prossima partita con l'Udinese, perché poi abbiamo il derby di Coppa Italia, e per il momento però godiamoci questo momento, perché era da tanto, sinceramente, che io lo volevo mettere in quel posto e finalmente ci siamo riusciti, finalmente, mamma mia, poi con Vidal e Conte godo ancora di più, mamma mia. E andiamo, ragazzi, andiamo. Che goduria, che goduria. Diamo Inter, amala sempre.